Primo sopralluogo sul percorso della nuova dell'ecomarcia. Ed ecco qui, siamo sulle capanne. Ecco, vedete i fuggitivi? Prima sono io di lui, eh? Eh sì, prima è Arturo. E poi eccolo! È lui! Ragazzi, ce l'ha fatta anche Ugo. Quest'anno, se ce la fa Ugo, vuol dire che è piatta, eh? Vuol dire che è piatta quest'anno, eh? Come vedete, i primi sono già in cima, il Matteucci, così pure Giovanni Ciardelli. Ma infatti, adesso andiamo giù verso praticamente il foro dove c'è il ristoro e dopo passo Dante. Andiamo alla pizzeria, il foro dove c'è il punto di ristoro. Tra un po' una parte della comitiva ci lascia e un'altra parte invece prosegue per la lunga, che dovrebbe essere intorno ai 150 km quest'anno, si dovrebbe fare. Vedete il punto di ristoro, l'organizzazione perfetta, avanzi di avanzi, anche popolo. Sacchino della monnezza. Eccolo qua, sacchino di monnezza, mentre abbiamo ancora i due fuggitivi che devono ancora arrivare, vediamo se li inviamo, eccoli qua. Il gruppettino si sta avvicinando. Ma i Ciardelli ce l'avete anche, oh! Siamo organizzati. Ma avete portato il Ciardelli, eh! Ed eccoci qui, al passo Dante, come si vede dal capocchione del sommo poeta. Abbiamo appena fatto il passo Dante, si sente dal fiatone. E qui abbiamo quello che rimane della truppa. Dei sei partiti sono rimasti pochi esemplari, ma buoni. Mi sa che c'è un po' di vapore sulla telecamera. Sì, sì. No, aspetta, appoggiamo così. No, falsi, sì, no. Adesso me l'ha appannato di là. Ragazzi, le mente lo rio. Via, proseguiamo la nostra marcia, vai. È sempre bello avere degli amici che ti fanno delle foto, eh. Mettete il video. Vai, fammela. È sfocato o uccido io sfocato? No, sei te che ormai sei andato. Vai, fammela bene, eh. Autofotografatemi. Autofotografiamoci, fatta. Dunque, qui siamo, Matteucci, te mi insegni in località? Il castagno, qui, in questo posto qui, come vedete, ci sarà il ristoro del Ciardelli, Riccardo. Qui, in questa zona, vedete, è stata già segnata, vero Matteucci? Che noi siamo, guarda, prepariamo tutto. Segnato le zone. Esatto. Va bene, io si può partire? Arrivederci, partiamo. Andiamo a Soprasciano, vai, ciao. Qui siamo a Soprasciano. In un posto che adesso Matteucci ci dirà che posto è questo qui, come si chiama questo posto? Le tre vie. Detto anche località Epifanio, perché il nostro grande Allegrini farà qui il suo ristoro, capito? Ecco qua, qui c'è il bivio, qui di qua scenderà la 65, mentre quelli della 80 andranno su di qua, come vedete. Miglia, 80 miglia, chiaro, ci mancherebbe. Come vedete stiamo già pulendo i sentieri. Spinta che non parte. Sì, adesso ti do una spinta, aspetta, eh. Il Matteucci è già al lavoro, mentre Giovanni lo sta spingendo perché è partito. Dio, non parte però. Farà un po', riprova un po'. Non parte, via, niente, bisogna chiamare il tecnico. Niente da fare, via, si pulirà un'altra volta, vai, vabbè. Ecco qua, vedete, a Fai Fu cosa succede. Fa vedere la smorfia di dolore. Madonna, però, ragazzi, guarda, questa pietra lì, sono sopra. E quella pietra lì è stata. Fai lì? Si è fatto male? No, la botte bassa. La coscia? Tutto a posto, vai. Va bene, vai. Come se niente fosse, via. Che uomo che è, oh. L'avevo detto io, ragazzi, non ce lo portiamo Giovanni, vi. Voi niente, portaci, va, vedi, non è buono. Ti superavo lui, visto? Sì, E lui ti ha fatto allargare apposta. E siamo in località? Il Mirteto. La pieve, vedete qui la pieve, questo è il santo e questo è l'altro santo, vedete. Vedete com'è bellissima sta chiesa? Qui ci sarà un punto di timbro e abbiamo già definito che ci sarà il Luperini qui, insieme al Beccari, che si spera. Ecco, entriamo qui nella chiesa, come vedete il tetto è stato appena rifatto, vedete? E questo è il prete della parrocchia. Buongiorno Don Matteucci, come va? Tutto a posto? Com'è andata a Natale? Insomma, la messa ha avuto un discreto successo. Sì, sì, è il confessionale Matteucci quello, eh. Lì il peccatore deve entrare lì dentro la finestra lì, capito? E questo è l'ingresso della chiesa, capito?
Una bella chiesina sta via. Via, si arriva. Andiamo alla Valle delle Fonti, va. Valle delle Fonti, come vedete, ricca di acque. In questo momento d'estate è un piccolo fiumiciattolo. Ecco, vedete qui l'acqua com'è rigogliosa quest'anno. Si è trovata anche parecchia mota ed è anche parecchio scivoloso. Arriviamoci verso, come vedete, il Mirteto, la conserva a castagno, queste sono più o meno le distanze. La foce del Pennacchio, il Cisternone e Asciano, dove ci stiamo dirigendo in questo momento. E qui stiamo scendendo, mentre qua su c'è la fonte dove stanno andando a bere i nostri prodi uomini. Ce n'è acqua? Oh. Eh? Poca acqua, come vedete l'acqua esce fuori. Oh, ma non è così. È così che cominciano le inondazioni, vedete? Le inondazioni cominciano così, da un fiumiciattolo poi si arriva ai disastri. E questa è la Valle delle Fonti. Ed eccoci tornati sul versante di San Giuliano, siamo quasi a Villa Bosniaschi. Praticamente abbiamo girato tutti questi monti. Adesso vi faccio vedere la stradina bianca da dove siamo scesi, quella stradina che appare laggiù in fondo, quella discesa delle capanne che abbiamo fatto, la stradina bianca, poi abbiamo girato attorno a questi monti fino dietro laggiù e qui siamo sul sentiero di Villa Bosniaschi che fra un po' ci apparirà. Già discesa, ormai mi hanno abbandonato, nel senso che, ah, eccoli via, mi sono venuti a recuperarmi. Ed eccoci a Villa Bosniaschi, fatta anche l'ultima salita, i tre passi, le capanne, il Dante e la Bosniaschi. Adesso questi due fanno finta di essere acculturati, di cercare di capire. Addirittura la stazione termale di Ivonic. Questa è la sua moglie, Sì, la signora Bosniaschi. La signora Bosniaschi. La polacca. Lui era qui, detta la polaccone, lui era qui. La polacchia. Eccolo là. E questa è come la villa oggi, ma si può anche vedere, sì, uguale. È uguale speciato. Qui c'era un bel giardinetto. Però quella cosa lì non c'era mica. No, il disegno lì non c'era. Chi l'ha fatto il disegno? Hanno affrescato qua, era però. Di fare uccello. Però qui non bisognava affrescarla così, però questa qui è. Questo è il posto dove ci mettiamo qui. Oh. Io ci metterei il passetti, te cosa dici? Un classico. Preparato, via. Stato.